Bonsoir a tutto il mondo. Ok, non cadere. Oggi, niente, oggi vi faccio un video che, ma che cosa sto a dire? Oggi mi strucco semplicemente. E ho detto, ma sì, dai, lo facciamo in compagnia, così provo anche questa cosa che ho preso da Primark, perché finalmente ho Primark vicino casa, anche se ancora per poco. Sapete che devo andare a vivere in quel triste paesino. Mamma mia, l'angoscia, l'angoscia. Infatti sto cercando di rimandare il più possibile. Oh mamma mia, perché dico, ma cosa cambio? Cioè, mettiamo il caso che facendo corna va male qualcosa, col cacchio che vado a vivere lì. Cioè, io vado lì solo perché deve nascere la bimba, se no eviterei. Quindi sto proprio rimandando fino alla fine. Allora, vabbè, intanto ho aperto il cazzillo qua, che è questo qui. Vi faccio vedere anche il trucco che ho indosso, che ce l'ho indosso da un bel po' di ore, da stamattina alle penso 11. Direi che sia durato abbastanza. Adesso sono le 18, quindi si può dire che è durato anche tanto. Ho usato due palette di Jeffree Star, cioè una palette che sto usando tantissimo, cioè per me tantissimo, perché scusatemi se mi vedete mozza, ma se vi metto più bassa mi vedete tipo col triplo mento. Per me è già tanto, perché per ora l'ho usata già 3 mesi, cioè sì, 3 mesi, ciaone. L'ho usata già 3 volte questo mese, e siccome non mi sto truccando tutti i giorni, alla fine la palette che sto tirando più fuori. Che cavolo, mi dà fastidio che mi vedete così. Speriamo non cada il cellulare. Intanto mi strucco gli occhi con questo della Garnier, che mi fa veramente schifo. Cioè, è uno struccante che non mi piace. Acqua micellare tutto in uno, strucca, deterge, lenisce, raga. Strucca veramente male. Cioè, devo proprio stare là a raschiare, anche se tengo un po' il prodotto sul trucco per agire, non è che faccia un granché. Comunque, un prodotto quasi finito che sicuramente non ricomprerò. Non ne ho messo un bordello, quindi andiamo un po' così. E intanto parliamo e poi proviamo anche quel cazzillo rosa. Mi guardo anche allo specchio. Cosa vi volevo dire? Vabbè, il trucco è durato, una palette che mi sto è. Ho usato in combo la Beauty Killer. Non so se avete presente la Beauty Killer, la prima palette di Jeffree. C'ha in alto a sinistra, sì, in alto a sinistra un rosa, e sotto c'è una sorta di acqua marina, verde, non lo so, chiamatelo come volete, con dei glitter. Quindi quello l'ho usato sulla palpebra mobile, e su quella fissa invece ho usato due ombre. Ah, e ho preso anche il panna della Beauty Killer, mentre i matte li ho presi dalla Thirsty Thirsty, vabbè, quella che mi ricorda il cheddar, quella gialla, che ho anch'essa da un botto di tempo e che non ho mai sfruttato più di tanto. L'avrò forse testata sì e no 2 volte, appena l'avevo acquistata, poi non l'ho più usata. Invece adesso ho proprio voglia di colore, di azzardo, di luminosità. Infatti, come potete notare dalle unghie, non proprio io, che non mi sono mai fatta le unghie verdi, fluo o gialle, figuratevi, non so cosa mi sta capitando in questo momento. Comunque, niente, ho usato quella palette, mi sta piacendo tantissimo, la sto usando tantissimo, quindi va benissimo così. Ho usato anche, non so se ve l'ho detto, sì, vi ho fatto uno short, poi l'ho ritestata di nuovo e continua a piacermi, la banana fetish, pure non pensavo, nella sua inutilità non è per niente inutile, bella, davvero bella bella. E cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo una cosa del paesino. Ah sì, che sto cercando di rimandare il più possibile, perché cioè sono un po' in conflitto. Da una parte dico, forse mi conviene già iniziare a spostare la roba, i vestiti, cose, preparare gli armadietti dei bimbi. Però
Dall'altra parte però penso, e se dovesse andare male, raga, non essere negativi, essere realistici. Cioè, purtroppo può capitare che vada male qualcosa. Ovviamente, io non ho intenzione di andare a convivere, soprattutto non ho intenzione di andare a convivere in quel posto. Cioè, non avevo intenzioni, ecco, mettiamola così. Però, diciamo che con l'arrivo della bimba mi tocca, perché non è il caso che io viva qua, lui viva lì. Però se posso evitare, ovviamente evito. E quindi non so se aspettare appunto il giorno del parto. Stavo un po' guardando, non so se usare il latte detergente. Intanto l'ho bagnata un po', non so se andava bagnata, vabbè. Userò questo prodotto qua, il gel detergente rinfrescante, quello che io di norma uso con le mani. A sto giro lo applico un po' qua, però prima mi devo prendere qualcosa per i capelli. Non ho mai usato una roba del genere, secondo me è alquanto inutile, però l'ho trovata a 2 euro da Primark, ho detto boh, lo uso, quindi boh, questo va usato un po' bagnato, io ce lo butto un po' così, poi me lo massaggio, non lo bagno ulteriormente perché tanto ho bagnato già la cosina, vediamo. Oh, sapete che però è piacevole, come prodottino è piacevole, non tanto comodo qua, fino al naso. Ma così è piacevole, fa tipo una specie di massaggino. Vabbè, mentre io mi gratto il viso, continuiamo. Tarkan, perché vai? Quindi sto dicendo che, quindi non lo so, ecco, non so se iniziare già a portare roba. La mia intenzione era quella di iniziare già a pulire, per ora, cioè ho detto inizio già a pulire, più che altro è quello il problema, perché poi togliermi la roba, cioè spostare roba. Non è che devo per forza fare tutto subito, portare tutto subito, posso anche lasciare le cose qua dei miei, e man mano mi porto la roba. Vabbè. Lo bagno ancora un po', così tolgo anche il prodotto sudicio. Non mi piace però molto, perché si sta tutto bagnandolo con il prodotto, è tutto diventato molto viscido dietro. Vabbè. Che cacchio vi... Sapete che non ce la faccio, no? Fare due cose in uno. Vabbè, quindi è quello. Boh. Ma vi volevo dire altro che non... Ah, è tutto questo per dirvi che qua a Settimo, cioè a Settimo, al vecchio Conad, al vecchio Auchan, che adesso è Conad di Corso Romania, quindi Torino Nord, che è praticamente attaccato a Settimo, perché da casa mia a Corso Romania sono 10 minuti di macchina. Ha aperto To Dream, per chi è della zona sa che cos'è, per chi non lo è, se volete andate a vedere, è un nuovo centro commerciale che ha aperto da poco e che deve ancora finire di aprire, cioè praticamente. Allora, l'anno scorso mi pare hanno aperto una parte, adesso hanno finito la seconda parte, poi manca la terza. C'è un enorme centro commerciale, io sono gasatissima perché hanno messo l'Old Wild West, che vicino a casa mia non ho, cioè o vai a Chivasso o devi andare a Grugliasco, se no... A Settimo non c'è e mo ce l'è praticamente lì vicino. Primark, che Primark l'unico che abbiamo è a Grugliasco, che io non guido per andare a Grugliasco. Vabbè, mo io questo quando sono passato mo mi sciacquo anche la faccia. Vi dicevo, non guido per andare a Grugliasco, in questo centro commerciale che si chiama Le Gru. Oltre al fatto che non mi piace guidare tanto, ma poi anche perché è sempre pieno, i parcheggi sono sempre un bordello, gente che guida alla cacchio, contromano e cose, a me viene l'ansia, quindi evito. Cacchio, ma comunque. E quindi ce l'ho praticamente qua vicino casa, c'è praticamente tutto. E poi dovrebbero aprire un cinema multisale, che a Settimo ne abbiamo uno vecchissimo che ha forse tre sale cacate. Quando ero piccola c'era il tipo che faceva i popcorn, adesso addirittura hanno chiuso la parte del bar,
ti vendono i popcorn già confezionati, quindi un cinema super triste. Stavo cercando il tonico, che è questo qua alle rose. Quindi devono aprire sto multisala enorme. Secondo me apriranno anche il Burger King, perché di norma i cinema vanno in combo con sia World Wild West che Burger King. Mi ricordo che anni fa, non so se c'è ancora, però il Burger King faceva con il cinema che si chiamava Ideal Cinema, non mi ricordo, una volta era il Medusa, poi l'hanno chiamato in un altro, The Space forse, vabbè, faceva il menu cinema, praticamente ti prendevi il menu del Burger King e ti usciva anche il biglietto del cinema, che era super cioè era super conveniente, perché adesso un biglietto del cinema te lo fanno pagare anche 10-11 euro. Dipende cosa guardi, dipende in che cinema vai, però il meno caro oramai è 9 euro, o perlomeno qui. E lì magari ti prendevi il menù 13 euro, mangiavi, in più avevi anche il coso, come si chiama, il biglietto del cinema. L'unico limite è che forse non potevi vedere i film in 3D, o se volevi vederli in 3D dovevi pagare una maggiorazione, non mi ricordo questo, raga, devo dirvi il vero. Me l'ha pulita abbastanza bene, però sinceramente è un prodotto inutile, mi trovo meglio con le mani. Cioè, se volete fare anche una sorta di scrub, si può anche fare, se no, boh, non ha senso quel prodottino, ma già immaginavo, però volevo provarlo, tanto per, dai. E quindi, boh, magari apriranno anche quello, non lo so. Poi devono fare anche un albergo, hanno detto 4 stelle, pista go-kart. Adesso così al brucio vi posso dire che hanno aperto, non hanno aperto tanti, hanno aperto Teddy, che vabbè ce l'ha già, DM che ce l'ho già da un'altra parte, un coso Toys e qualcosa, no? Un coso dei giochi, poi Calliope, Juice, quello là che vende i cosi della Apple, il rivenditore autorizzato di Apple, un centro Wind, un centro Team, poi l'Old Wild West è aperto adesso, è entrato, li ammetto. Cos'è che vi dicevo? Quanto ci scommettete che mo rientra? Aperto, vabbè, la piadineria che già ce l'avevo, rosso pomodoro che qua fa cagare, cioè non sono andata a mangiare qua to dream, ma quello che abbiamo a settimo cielo fa cagare e costa un botto, e in teoria dovrebbe essere buono. Io sono andata a mangiare da rosso pomodoro dentro l'aeroporto di Milano Malpensa, mi pare, non penso sia Bergamo, no, Milano Malpensa forse. Comunque, o a sì, c'è questo Borgaro, o a Bergamo, o a Milano Malpensa c'è Rosso Pomodoro, e la pizza è buonissima, e il prezzo è lo stesso. Che vabbè. Comunque, hanno aperto quindi, diciamo, un po' di cose della ristorazione, chiavi, Wycon, sì, carina come cosa, perché non ce l'avevo vicina nei paraggi, cioè per avere Wycon devo andare magari in centro a Torino. Tanto mi metto anche gli occhiali. Douglas pure la stessa cosa, non ce l'avevo qua vicino, però io oramai compro sempre online, perché il negozio noto che, a meno che non entri quando ci sono le offerte, ok, o c'è un botto di gente oppure ti rapinano, quindi mi trovo bene a comprare online, devo dire il vero. Vabbè, comunque ho aperto un bel po' di cosine. H&M pure mi piace, l'idea di averlo vicino, wow. E gli altri niente, sono sempre i soliti. Sì, sono i soliti, vabbè. E quindi boh, io comunque sono gasata per l'Old Wild West e Primark, che poi alla fine Primark, voglio dire, cioè, sì, per comprare le cazzatine tipo sta cosa o cagatine per la casa va bene, cioè sono cosine simpatiche, o se dovete comprare vestiti per i bimbi, perché lì pagate, diciamo, poco, sempre se non prendete vestiti
dei cartoni più, diciamo, gettonati dai bambini, tipo Speedy, Spidey, là, come cacchio si chiama, lo Spider-Man taroccato che c'è adesso, o che ne so, magari Paw Patrol, le cose così, che ve le fanno pagare magari leggermente un po' di più, perché ovviamente sono più quelli più famosi. Se no, gli altri magari vi trovate le magliette a 2 euro per dirvi, ovviamente valgono quel che costano. Però per i bambini ci sta, perché tanto si sporcano, si macchiano. Io non so quante maglie butto per i bimbi, o perché le trovo bucate, o perché le macchiano. E ci sono delle macchie che non vanno via nemmeno con il detersivo dei piatti, quindi ci sta, ma per gli adulti non mi pare che convenga più di tanto. Costa più o meno quanto i cinesi, o magari trovi 1 o 2 euro di differenza per un materiale ancora più scadente. Quindi, cioè, io per me non comprerei mai niente, me lo lanciano dietro. Se proprio devo scegliere, Shein, raga, vita. A parte che io su Shein compro sempre le cose quando le trovo al 70, perché non sapendo il materiale se è buono o meno, se la taglia mi sta o meno, dico, finché spendo poco, se non mi sta la regalo, boh, non so, la tengo lì così tanto per, ci ho buttato, che ne so, 5-6 euro. I jeans io li prendo sempre sotto i 10 euro, perché non sapendo, e alla fine, per fortuna, la maggior parte dei jeans mi è sempre stata. L'unico difetto che mi fanno alcuni è che magari li trovo larghi, cioè larghi di panza e corti di gambe, perché devo prendere magari delle taglie più grandi, visto che sono anche alta, e poi questa è la situazione. Sta maglia, vabbè, una maglia molto semplice, mi è arrivata ieri, una maglia, vabbè, molto easy, l'ho presa forse a 3 euro, e vediamo se riesco a farvela vedere, ma non è nulla di che, è così, qua intanto si vede la punta, l'ho presa già più larga, perché io ho tante maglie vestiti estivi, il problema che adesso iniziano a segnarmi, o col fatto che la pancia sta crescendo, le maglie iniziano a starmi un po' più corte. Cioè, non so, vabbè, non riesco a farvi vedere, io comunque continuo a gesticolare. Iniziano a starmi più corte, o mi segnano, o mi stringono. E quindi ho detto, boh, magari è anche il caso di comprare qualche maglia più larga. Ne ho prese adesso per ora solo due, così tanto perché qualcosina che mi sta ancora, perché avevo delle maglie lunghe che mi stanno ancora, o che mi stanno già larghe, quindi va bene. Però ho preso delle maglie più calde da mettere tutti i giorni, leggere, tipo questa oggi faceva caldo, è leggerissima, sembra tipo bella fresca, boh. E poi mi sono presa anche, vabbè, un'altra maglia invece carina, che è più lunga. Qua c'è tipo una catenella, è rossa la maglia, ma ancora non l'ho provata. E basta, ne ho prese giusto due essenziali per il mese di luglio e di agosto, perché adesso non si sa bene quando sarà. Mi hanno solo già detto che massimo 39 settimane mi fanno partorire, non oltre. Non mi faranno mai andare oltre la scadenza. Anzi, come vi ho detto, entro la 39esima settimana mi dovrebbero far partorire, per varie motivazioni, perché ho già avuto un cesareo, perché con la scorsa gravidanza ho avuto problemi di ipertensione, in più io sono in sovrappeso, quindi per ora la gravidanza procede bene, però mi hanno detto vediamo sia come cresce la bimba, se la bimba è grossa. In più tu col cesareo, con questo e quest'altro, non ha senso rischiare. Comunque vedremo. Vabbè, comunque vi farò poi magari un video a parte se vi interessa sapere della gravidanza. E boh, è stato un video abbastanza malloppone, cioè buttiamo tutta roba così a caso. Come al mio solito, mi devo mettere una crema viso, dopo me la vado a prendere che di là. E che dirvi? Niente, raga, niente. Era un po' questo. Volevo solo un po' ciancerare con voi, farvi compa. E voi avete fatto compa a me. Che poi di cose in realtà da dire ne avrei anche tante, ma non mi vengono più in mente quando devo girare il video. Boh, non lo so. Voi non mi aiutate, cioè, non mi fate domande.
Che poi, se non vi ho risposto a qualche commento, cioè io di norma metto sempre il cuoricino perché non mi piace rispondervi a tutte con le stesse cose. Magari qualcuno mi fa un commento simile, che ne so per dirvi, che bella questa maglia che hai indosso. Non mi piace rispondere a tutte, grazie, 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 cioè capite? Finché devo dire qualcosa di diverso, ok, ma se devo dire a tutti la stessa cosa, preferisco mettervi il cuoricino, così vi faccio capire che vi ho letto, che ho apprezzato il commento, ma che tanto non ha senso dire le stesse cose, ecco, mettiamo così. Vabbè, comunque, ho notato che mi si erano disattivate le notifiche, quindi alcuni commenti mi arrivavano, cioè più che mi arrivavano me ne accorgevo io così. Oppure nulla, non me ne sono mai accorta fino a qualche giorno fa che sull'applicazione di YouTube non ce l'avevo nemmeno nella campanellina, nell'altra su YouTube Studio, Studio YouTube, vabbè, un'altra applicazione che ho, lì invece me le davo. Ho detto, ma che cacchio è? Vabbè, comunque niente, che sto già svariando. Ciao!